Dico sempre io, inutile Alessandro Manaico, cioè, sapete il giochetto chi ride? No, mi stavo allenando per il prossimo Freeze Flash Mob. L'artista Andrea Gaspari ha inserito nella manifestazione Cortina in Croda questo primo happening sulle montagne, sulle Dolomiti, patrimonio dell'UNESCO, per celebrare ancora una volta il 70° anniversario degli scoiattoli. Cortina in Croda, e poi la sera siamo andati al party. Verticale, la musica di Alessio Bertallotte, poi del rapper delle Dolomiti, Oxy. Che feste! Ha partecipato anche il sindaco, anche qui, non manca mai! Ma poi c'erano tanti altri, eh? Servizio! Ancora riprendere dal party verticale, concedeteci alcuni minuti ancora e voi gustatevi il servizio della nostra invidiata speciale Laura Fantuzzi. Cambiare e voi potete cambiare, tutto il mondo può cambiare. Mare in mano! Ma tu sei mare in mano? Passo dopo passo, e vi assicuro sono stati dei passi davvero dolomitici. Sono arrivata a quota 2733 metri al rifugio Lagazuoi. Mitico rifugio Lagazuoi, una storia ad alta quota, quasi 3000 metri. Ce la racconta Ugo Pompanini Ba, con due A, uno scoiattolo. Io ho cominciato a venire su di qua ancora negli anni 30. Avevo 7, 8 anni, 10 anni così. Venivo su con un cugino di mio padre che aveva fatto la guerra di qua, proprio sotto, era a Triaco, no? Dopo ho cominciato ad arrampicare nel 45, qua siamo venuti e me ne ho arrampicato per 5-6 anni su tutte le pareti qua in giro. E mi piaceva sempre più il posto,
Però qua su è una montagna di secondo ordine, diciamo, in confronto alle Tofane, la Marmolada, Civetta, eccetera, no? Il panorama era bellissimo, come si vede anche adesso. E allora abbiamo detto, qua bisogna studiare di fare qualcosa. Facciamo una funivia sulla Gazzoia. Ma come sulla Gazzoia? Io ho letto la Gazzoia. Avevo studiato anche i passaggi delle macchine, c'erano 40.000 persone al giorno che passavano a Falciario. Allora avevo calcolato, se 40.000 passano a Falciario, ci saranno 2.000 che vengono sulla Gazzoia. Ecco. Mi ho fatto una società in 15 giorni, abbiamo deciso di costruire la funivia e io mi sono tenuto, diciamo così, il diritto di costruire il rifugio per aver avuto l'idea, diciamo, no? Da quando abbiamo aperto il rifugio, dal 65, settembre 65, fino per 35 anni, ho gestito io e mia moglie. E dopo è subentrato mio figlio, il quale va avanti con lui, già da 25 anni. Tutti scoperti, sì. Ma anche bravi a gestire il rifugio. Alla natura si comanda solo ubbidendole. L'idea del Museo della Grande Guerra sulla Gazzoia è nata nel 96. Insieme agli amici dell'Associazione Nazionale Alpini abbiamo iniziato un recupero, un restauro di queste gallerie che è proseguito per 12 anni. Abbiamo fatto 5.500 giornate di lavoro volontario e il risultato di questo lavoro sono chilometri e chilometri di gallerie che sono state ripristinate e restaurate in modo da poter essere percorribili. Le gallerie servivano soprattutto per raggiungere le postazioni avversarie dal di sotto e farle esplodere caricando queste camere di mina con tonnellate e tonnellate di esplosivo. Questo museo poi si è esteso perché ha coinvolto le Cinque Torri attraverso un progetto Interreg. Abbiamo ricevuto i finanziamenti dall'Europa con il contributo anche dal Comune di Cortina. Abbiamo recuperato il Forte Tre Sassi e poi abbiamo recuperato negli ultimi anni il Sasso di Stria, che è la montagna di fronte al Lagazzoi e che insieme alle Cinque Torri spiega gli eventi del Lagazzoi. La cosa che abbiamo scoperto è che la Grande Guerra è ancora nell'immaginario delle famiglie. Questo patrimonio è un patrimonio comune, quindi vuol dire che da quella tragedia è partito un elemento comune di questo concetto di Europa, che viene ritrovata da questi visitatori in un percorso che scopre le tracce della guerra che sono state raccontate in famiglia o raccontate sui libri di storia, ma che qui sono ancora tangibili. Cortina offre molto più di quanto uno possa immaginare, c'è molto più di quello che si vede, è un po' come questa montagna, un po' come questo museo. Questa piacevolissima arrampicata vado a ricordarvi alcuni appuntamenti. Vi ricordate Emanuele Filiberto a Ballando sotto le stelle? Bene, se volete ripercorrere la storia sua e della sua famiglia, andate a vedere la mostra alla Casa della Regoles, Casa Savoia. Altra mostra all'Alexander Girardi dedicata all'architetto Edoardo Gellner fino a settembre. Bene, benissimo! Dopo essermi spesa in questa giornata all'insegna dell'avventura, sono stata brava? Bravissima! Grazie! E vi saluto e vi do appuntamento alla prossima col solito bacione! Ciao! Evviva gli scoiattoli! Vi avevo promesso che vi sareste rilassati qui a Fiamme Sapiande Raspines e così è stato. Anche noi ci siamo ripresi, siamo più frizzanti che mai. Certo, vedere così sfocato il boite che scorre alle mie spalle, preferirei la mia faccia sfocata.
così già meglio. Non vorrei rovinare troppo questa meravigliosa cartolina da Cortina d'Ampezzo. Adesso può tornare il nostro operatore sulla mia bella faccia, perché ci sono i saluti finali. Grazie, grazie a tutti. Ci rivediamo tra 15 giorni. Naturalmente voglio ricordare in conclusione che siete sempre, ma proprio sempre, benvenuti a Cortina. Grazie. Alla prossima! Ciao! Ma si vede la distanza? Ciao! Che faccio questa scena? No, non si vede.